Beh, è una domanda difficile da rispondere perché io potrei paragonarmi a un cane che va nella foresta, una foresta amara, ma non sa bene come va a succedere. Dunque, quando accetto un film, è come un odore, è una promessa di felicità, ma non ho idea non ho certezze, non so prima cosa vado a fare, un po' come i cani che vanno nella foresta. La domanda per la signora Cotrotta? No, l'ha detto anche a me, che io sono stata attrice, come ho detto, no, mi ricordo che io ho sempre cercato, non sono andato come un cane nella foresta, ma io ho cercato dentro di me, ho cercato di ricordarmi di tutto quello che ho vissuto prima e dove potevo prendere dentro di me una cosa che assomigliava a questo. E perché siamo tante persone in una, e quando lei mi aveva chiesto chi sono le tre donne, quella che a chi vorrei fare oggi ancora un film, sono tutte tre donne, e solo perché sono tutte le tre e posso anche forse un po' capire, un po' guidare. Dunque, con queste 100 persone dentro di una persona, puoi sempre tirare fuori una che assomiglia al personaggio che tu devi rappresentare. Lei però non l'ha portata, c'era una seconda domanda che voleva fare, se gli portate il microfono per favore, era lo stesso signore che parlava prima, perché ha chiesto. Ha risposto il primo. Aspetta, vediamo un po', siamo anche un po'. In particolare la von Trotta, io appunto sono appassionato del cinema tedesco e diciamo che volevo chiedere una cosa, come è stato possibile diciamo la nascita del nuovo cinema tedesco e il rapporto con appunto Fassbinder, o immagino anche Wenders, Ertico. Come è stato possibile la nascita del nuovo cinema tedesco? Adesso è già vecchio, non è più nuovo, perché siamo tutti verso le 70-75 anni. Va bene, no, ma era la Nouvelle Vague, prima era il rifiuto di fare cinema come l'hanno fatto negli anni 40 e negli anni 50, per tutti i registi che facevano cinema ancora a quest'epoca erano più o meno anche legati al nazismo, anche se non hanno fatto film di propaganda, ma avevano cominciato in questi anni. Dunque noi che siamo stati contro i nostri padri, contro questo tempo del fascismo, allora non potevamo proprio avere qualcosa in comune con loro. E allora quando c'era la Nouvelle Vague è nata a Parigi, i giovani registi o quelli che volevano diventare registi hanno guardato verso la Francia, hanno detto noi, i nostri padri sono morti, mandiamoli in pensione e poi hanno cominciato tutti, ciascuno nella sua maniera, ciascuno con il suo talento, con la sua visione del mondo, ma eravamo veramente un gruppo, no? Ma soprattutto contro il passato. Tutti noi abbiamo lavorato contro il nostro passato e questo ha dato anche la forza.